Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Piemonte ha una propria legge sulla violenza di genere che, prima regione in Italia, introduce il codice rosa con l'attivazione nei pronto soccorso di un'equipe multidisciplinare per le vittime di violenza. Il provvedimento approvato dall'Assemblea stanzia 500.000 euro l'anno che si sommano agli oltre 2 milioni di fondi statali per i centri antiviolenza e le case rifugio. Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà. Il senso è anche iniziare a intervenire sui maltrattamenti, ma soprattutto sulla prevenzione, e credo che sia molto utile l'educazione sentimentale nelle scuole e alcuni principi che questa legge prova a mettere in campo soprattutto su quella che è il tema dell'identità di genere. Stefania Bazzella, Movimento 5 Stelle. Grande vittoria anche per il Movimento 5 Stelle che ha lavorato, contribuito per questo disegno di legge. Abbiamo presentato diversi emendamenti che sono stati approvati e inseriti appunto nel disegno di legge. Francesco Graglia, Forza Italia. Provvedimento che condividiamo sulla violenza delle donne, e poi ci siamo visti inseriti degli argomenti che niente hanno a che fare, per cui hanno cambiato totalmente la nostra disposizione e il nostro voto. Mi riferisco al gender, noi non possiamo accettare che venga inserito questo argomento. Le commissioni sanità e ambiente del Consiglio hanno approvato all'unanimità il nuovo piano regionale amianto che stabilisce le aree di intervento, le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. 25 milioni di euro le risorse stimate per la sua realizzazione. Domenico Ravetti, Presidente Commissione Sanità. Uno strumento di straordinaria importanza per due ambiti assolutamente correlati. Il primo, quello ambientale, riguarda la necessità innanzitutto di rendere il Piemonte libero dall'amianto. Il secondo ambito è quello della salute, per affrontare quello che è una vero disastro. Davide Bono, vicepresidente Commissione Sanità. Il Movimento 5 Stelle ha contribuito con una serie di emendamenti, delineando delle tempistiche certe per la mappatura dei reliquati di materiali che contengono amianto nei comuni, per il monitoraggio in continuo nei siti di interesse nazionale quale Balangero e Corio, e lo smaltimento con nuove tecniche di inertizzazione. Tibet, oggi per non dimenticare, è il titolo del convegno organizzato a Palazzo Lascaris per ricordare la tragedia del popolo tibetano, vittima da oltre 60 anni del tentativo di cancellarne l'identità culturale e religiosa. Ha preso il via alla Facoltà di Biotecnologia a Torino il ciclo di incontri il lunedì pomeriggio sulla prevenzione della salute. Per 6 settimane medici, docenti universitari e studiosi dell'alimentazione approfondiscono in maniera multidisciplinare stili di vita, alimentazione, ambiente e movimento. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.